Johann Caspar Merz, nato a Bratislava nel 1806, morto a Vienna nel 1856, è uno dei pochi importanti compositori romantici per chitarra. Mentre durante il Romanticismo la chitarra conosceva un periodo di crisi perché il suo suono non poteva essere paragonato alla potenza del pianoforte, Merz ebbe la brillante idea di adattare la scrittura pianistica alla chitarra. Ma soprattutto riuscì a tradurre nelle sue composizioni più importanti quelli che sono i due aspetti fondamentali dell'arte musicale romantica, che i francesi riassumono con i termini di flamboyant e larmoyant. Flamboyant significa scintillante, esuberante, tempestoso, larmoyant invece è il suo contrario, significa lirico, significa doloroso, mesto. Scintillanti sono i complessi arpeggi, le rapide successioni di accordi, il tremolo di vari tipi, trilli su una o più corde e così via, che si alternano a passaggi di estremo lirismo, etichettati con espressioni quali dolcemente, lugubre, lirico, elegante e via dicendo. Questi due termini contrastanti sono la materia con la quale Merz costruisce le sue musiche e in particolare le sue fantasie originali. Alla chitarra è richiesto virtuosismo, energia e volume, ma anche estrema cantabilità, lirismo. Per eseguire le musiche di Merz, per rendere le intenzioni di Merz, era necessaria una tecnica chitarristica non comune che probabilmente i suoi contemporanei non possedevano, ma che Merz naturalmente possedeva. Thank you.
Merz è stato un vero virtuoso del suo strumento. Per usare le parole di Makarov, nei suoi concerti il suono era forte, espressivo, sicuro, aggiungerei anche pianistico. Sarebbe sufficiente guardare alla musica di Merz per affermare che egli dovette adattare una tecnica della mano destra non comune. Probabilmente questa tecnica aveva a che fare con la preparazione delle dita sulle corde, sia in senso ascendente che in senso discendente, vale a dire in senso ascendente dalle corde più gravi verso le corde più acute, in senso discendente invece il contrario, dalle corde più acute verso le corde più gravi. Per diversi anni, insieme al maestro Angelo Capistrano, che è stato il mio insegnante negli anni più importanti della mia formazione musicale, ho sperimentato una tecnica che permette di raggiungere un risultato sonoro omogeneo nella preparazione dei suoni con la mano destra, sia in senso ascendente che in senso discendente. Abbiamo, in poche parole, riprodotto quella che pensiamo fosse la tecnica stessa di Johann Caspar Merz. Sorprendentemente, questa tecnica non solo regala alla musica di Merz un piglio squisitamente pianistico, ma può essere utilizzata per eseguire tutto il repertorio chitarristico, a partire dalla musica trascritta di Johann Sebastian Bach e fino alla musica contemporanea, con un risultato sonoro eccellente sia in termini di volume che in termini di controllo del timbro. Le fantasie di Merz sono l'esempio più tangibile di come egli intendesse adattare la scrittura pianistica alla chitarra. Egli aveva ben in mente sicuramente la musica del suo contemporaneo Franz Liszt, e lo dimostrano ad esempio lo stile rapsodico delle sue fantasie o gli stessi titoli di molte sue opere. Basti pensare alla fantasia ungherese, chiaro richiamo alla Rapsodie ungherese di Liszt, oppure a Le Gondolier, il quale più che una gita festosa lungo i canali veneziani si può ricondurre alla lugubre gondola del pianista compositore ungherese, oppure ancora a Harmonie du Soir. Lo studio trascendentale numero 11 di Liszt porta lo stesso titolo. Nel mio lavoro discografico dal titolo Merz Fantasias for Solo Guitar, pubblicato dall'etichetta discografica olandese Brilliant Classics nel 2019, ho raccolto quelle opere di Merz grazie alle quali egli oggi è conosciuto come il Franz Liszt della chitarra.
Thank you.